un'autonomia di ricchezza, di capacità che ha speso e sta spendendo in questi anni di crisi. Ecco, adesso bisogna capire se queste scorte sono arrivate al limite, sono arrivate al limite, e quindi bisogna capire se nulla cambia e nulla cambierà, se prima o poi non ci ritroveremo davvero con la gente in piazza. Attenzione, la povertà è già diventata una piaga, perché insomma la povertà in una società c'è sempre stata. Una società è viva quando la povertà ha la possibilità di uscire da quello stato. La società è morta quando la povertà non ha più nessuna possibilità o speranza di uscire da quello stato. Quindi un tasso di povertà c'è sempre stato e in qualsiasi società sempre c'è. Ma il problema è che adesso numericamente sta diventando abbastanza impressionante. Cioè, credo che siamo al limite della resistenza. E per questo io mi auguro che le prossime elezioni diano a questo paese un governo. Guardate, io non so neanche dire di centro-destra o di centro-sinistra, non è questa la sede di far campagna elettorale, che ci diano un governo insomma, che prenda per mano questo paese almeno per qualche anno e lo porti fuori, perché gli ultimi governi, tra i problemi che ha avuto il centro-destra, i problemi che ha avuto Renzi e a Renzi, e il governo tecnico, e il governo non eletto, e il governo, insomma, è 8 anni che questo paese, fosse nelle mani di nessuno, saremmo andati meglio. Il problema è nelle mani di qualcuno che non ha probabilmente le capacità, ma non ha titolo, non ha i numeri, non ha la forza per fare le cose.